Sciccoso non si è visto. Forse la soffiata sul furto alle riserve d'oro era falsa, tu che ne dici? Io invece credo che sia vera. C'è uno dei suoi scagnozzi nella casa accanto. Complimenti, boss. Un'ottima idea, usare questa casa come base per arrivare alle riserve d'oro. Tutto tranquillo, Weasel? Un barbone e due lattai, ordinaria amministrazione. Aitawa, sei appostato? Sì. Sei pronta, Ux? Pronta, Moses. Zed? Rispondi, Zed. Questo cartone mi fa impazzire. Oh, la Babi si è sbagliato. Adesso mai più, gente. Ok, Moses, spaziamoli via. Ehi, capo, arrivano gli sbirri! Possibile che non l'abbiano ancora capita! Nessuno catturerà mai lo sciccoso! Ed ora l'ultima invenzione in fatto di fuga! Ok, Jones, facciamo irruzione! Ho visto altre case mobili, ma questa le supera tutte! Oh, mamma, i ragazzi sono nei guai! Ok, allora carrelliamo in loro aiuto! Voglio cambiare mestiere! Ok, Moses, provo ad entrare! Altro sbirro, no! Che ti aspettavi, il lattaio? Sei in arresto, sciccoso. Mani sulla pelata. Non sono affatto convinto che questa sia una buona idea. Guardate. Ho paura che abbia ragione. Mani ai freni, questa casa! Posizione davvero panoramica. Ehi, ma dove è andato lo sciccoso? No! No! Giuro che uno di questi giorni vivo morto lo acchiappo. Devo trovare un criminale tanto in gamba che mi sbarazzi di quegli insopportabili sbirri una volta per tutte. Testa dura. Meglio dire testa di legno. Se avesse avuto un po' di cervello non sarebbe in prigione. Amazzonia, Miss Muscolo aveva del talento, ma quelli hanno preso anche lei. Ehi, boss, senti un po' questa. Ci sarà un ballo per festeggiare il 30° anniversario della scuola di polizia e dicono che il governatore sgancerà un mucchio di soldi perché possono aumentare l'organico. No! Ti ho detto che non voglio altri poliziotti! Che succede? Wooks and Wayne, alias il Camaleonte. Curatore del Museo delle Cere, possiede una cera speciale di sua invenzione che gli permette di assumere le sembianze di chiunque. Ci sono! Wooks and Wayne! Grazie a te potrò finalmente togliermi di torno quella banda di rompiscatole! Wooks and Wayne! Si dice in giro che tu riesca ad assumere le sembianze di chiunque. È vero? Ecco, adesso può giudicare lei stesso, mio caro sciccoso. Sorprendente! Oh, se solo potessi modificare la tua faccia in modo definitivo, noi due diventeremmo i padroni dello Stato! Oh, ma io posso! Con questa nuova cera che ho appena inventato, un'ora dopo che l'ho messa in faccia, questa diventa permanente. Da questo momento siamo soci! Ecco il mio piano! Stasera si terrà un ballo nella residenza del governatore in onore della scuola di polizia. Voglio che tu prenda il posto del governatore, sciogli la scuola e cacci via tutti quei piedi piatti. Stare molto tempo in piedi mette un certo appetito. Ehi! Non si pappa in servizio! Calma, agenti, sono il della cameriera! Thank you.
Ciccoso, tutto come stabilito. Eccellente! Fra poco tu sarai governatore e io potrò finalmente dedicarmi al crimine in santa pace! Buonasera, agenti! Ciao, ciao! Nessuno sospetterà che sia sonnifero e non detersivo. Ciccoso, sono già in casa. Bene, ora portami il governatore, così mi occuperò di lui. Secondo i nostri piani. Mi dirigo verso il suo appartamento. Oh, devo sbrigarmi, i miei ospiti mi stanno aspettando. Con noi è al sicuro, siamo i migliori angeli custodi della polizia. Shh. Sento qualcosa di sospetto. Voleva avvicinarsi di soppiatto al governatore, eh? Ma gente, sono Hilde, la cameriera! Ma mi scusi la gas. Oh, le piacciono i ragni, io li adoro. E anche le cimici, le lumache, i lombrichi, gli scarafaggi in particolare. Ora devo lavorare, al lavoro, al lavoro! Devo sbarazzarmi di questi due prima di poter rapire il governatore. Con permesso... Vorrei darmi una spruzzatina di colonia. Qui dietro niente cattivi. Oh, cielo! Quanta polvere c'è in mezzo a questi bei tomi! Oh. Signor poliziotto, potrebbe infilarmi la spina? Certo, signore. Cielo, guarda cosa ho fatto! Bisogna che lo liberi subito! Bene, ragazzi, finalmente sono pronto per scendere. Questo è il momento buono. Signore? Oh! Gli ospiti l'aspettano. Arrivo, James. Mi scusi, signora cameriera! Gli sbirri! Signora, ha dimenticato il digitai! Signora, il digitai! Hilde, sei davvero una pasticciona, ma guarda cosa hai combinato! È ancora niente in confronto a quello che farò! Ehi, Gibbs, hai visto la cameriera? No, signore. Ora devo pensare agli ospiti. Caspita, anche lui ha il tatuaggio. Ma cos'è l'invasione degli uomini ragno? La donna, il maggiordomo. Chiudete le porte! Armatevi tutti di digitai spray! Io scopro un complotto contro il governatore e tu invece pensi a dormire. Polvere soporifera. Devo avvisare gli altri! Viva un palula, noi siamo la pura! I ragni! Gli uomini ragni si sono addosso e un complotto ragnoso a mille zampe! Jones, ricordami di nascondere gli fumetti. No, è tutto vero, la cameriera e il maggiordomo sono degli alieni e vogliono usare questo sonnifero sul governatore! È pazzesco, ma potrebbe avere ragione. Troviamo quei due e vediamo. Ok, cerchiamo il maggiordomo e la cameriera. Dividiamoci e frughiamo dappertutto. Affermativo. La mia palla era lì, nella più grossa buca di sabbia che esista oltre al deserto del Sahara. Io ho impugnato la mia fedele numero 9 e l'ho colpita di taglio con incredibile potenza. Beh, che vuole che sia, comandante Lazar? Senta, io piuttosto mi trovavo nel percorso normale e quando è scoppiato un fulmine... Posso dirle una parola, signore? Beh, mi auguro che sia importante. Lo è, signore. Vede, mi scusi se mi permetto, signore, ma ecco, ha l'alito pesante. Ah, sì, questo è importante, sì. Le consiglio uno spruzzo di alito fresco. Ecco il maggiordomo! E ha il governatore!
sbirri. Questa volta li toglierò di mezzo. Io vado di qua. Ok, signor maggiordomo, sei in trappola. Mi dispiace contraddirla, ma lei sta prendendo una cantonata, mio caro agente. Ehi? Ehi, chi ha spento la luce? Oh. 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 Ehi, Jones, sei qui? Tuo amico farà piacere un po' di compagnia. Spero che tu non sia astemio. Mi spiace non potermi fermare con voi a questo party, ma il dovere mi chiama. Brindate alla mia salute, eh? Se te ne intendi, dimmi l'avvocato e di quale annata. Sarà meglio pensare a qualcosa prima di trovarci col vino alla gola. Lo champagne, usciremo di qui col botto. Scuotiamo bene la botte, Jones. Proctor, sai cosa farò con gli scansafatiche quando gli metterò le mani addosso? Non vorrà sculacciarli, vero? Pronto a far saltare il tappo? Ho un'altra scelta. Scusi, signore, ma il governatore è in pericolo. Il maggiordomo ragno, schiacciamolo! Ma dove è andato? Idioti. È proprio una vita del tubo, questa. C'è mancato proprio un pelo. Di pure mezzo pelo. Bel lavoro, Wayne. Da qui in avanti continuo io. Tu rientra alla villa e fai il governatore. Come vuoi tu, sciccoso. Ma è lo sciccoso, la mente malvagia che sta dietro a questo complotto di ragni. Vieni. Oh, oh, gli sbirri. Ecco il maggiordomo, bisogna farlo parlare. Spero per te che tu abbia ragione, Maoni. I cani fiutano sempre la preda. Bene, questo è il furfante che voleva rapire il governatore. Ah, oh, era ora. Finalmente vedremo in faccia questo bel tomo. Il governatore è incredibile. Come faceva a rapirsi? Mi volete spiegare che sta succedendo? Lasciatemi andare, massa di idioti! Qua in vista! Beh, le posso spiegare tutto, signore! È troppo tardi, capitano. Dopo questa bravata è mia intenzione tagliare i fondi per la scuola. Ma, signore, non avremo i soldi per reclutare nuovi agenti. Se è così che ha addestrato i vostri uomini, non voglio correre il rischio di averne altri in giro. Ma signore, c'è un complotto contro di lei. Il maggiordomo e quella cameriera avevano un piano per... E c'è di più! Questi incompetenti devono uscire al più presto dal corpo di polizia! Assolutamente, signore. Sono perfettamente d'accordo con lei. Consegnate i distintivi e smammate! Conto su di lei! Dove eravamo rimasti, miei gentili signori? Oh, non so dirvi quanto mi dispiace, ragazzi. Questo è un triste giorno, un tristissimo giorno per tutti noi. Aspetti a dirlo. Il governatore non mi convince. Anche lui ha quel tatuaggio. Già, come la cameriera e il maggiordomo, e resta il fatto che sono spariti. Già, e dove sono Zed e Switchak? I
Imparerete sulla vostra pelle cosa significa mettermi il bastone tra le ruote. Ah, non ti credere poi tanto furbo, i miei amici ci assufferanno. I vostri colleghi invece brancolano nel buio. Pensare che ci basterebbe un piccolo indizio per chiarire questo mistero. Sei stato davvero astuto, siccoso, far assumere a Waxenway le sembianze del governatore. Ah, e questo come lo chiami? E ora di noi che cosa ha intenzione di fare, siccoso? Voi e il governatore diventerete tre belle statuine di cera. Wayne sarà il nuovo governatore e io guiderò lo Stato. Bisogna fare presto. Jones e io andiamo al Museo delle Cere. Voi altri penserete a come smascherare il falso governatore. Come facciamo a tornare lì dentro con Harris che controlla? Ma guarda, Woody il ventriloquo e il suo amico Chip. Ho trovato la soluzione. Sarà il mio fantoccio, Hux. Cosa? Dici così perché sono piccolino. Salve, signore e signori. Io sono Woody e questa è la mia amica Chip. Non è carina, eh? Non sono carina, sono stupenda. E vedi di ricordartelo, vabbè. Io quei due li ho già visti da qualche parte. E forse hai ragione, Chip. Devo dire che mi ricordi tanto una fatina come quella di Pinocchio. Quel tipo a cui cresceva il naso quando raccontava le bugie? Proprio lui. Non penserai che io creda quella stupida storia. Stabiliremo se è vera. Ci serve un volontario. Ah, signor governatore. Ma sì, in fondo perché no? Lo sottoporremo al test di Pinocchio. Avanti, Chip. Vediamo se quella storia è vera. Fagli una domanda. Si avvicini, signor governatore. Ok, ecco la domandina. Lei è veramente il governatore? Ma certamente, certo che sì che lo sono. Una bugia! Che cos'è questa storia e chi siete voi? Siamo poliziotti e tu sei in trappola, Nasone! No! Notiamo la sua faccia, ora vediamo di recuperare il resto! Che cosa aspettate? Sta scappando! Calma, capitano, le uscite sono sorvegliate. Ah, sì? Offrigli un po' di gelato, Tuck. Non potete farmi questo. Chiamerò il mio avvocato e... Spero soltanto che Mahoney e Jones si divertano quanto noi. Congratulazioni, governatore. Tra poco sarà un nuovo personaggio che entrerà a far parte della sezione Pessimi politici del passato. La cera è pronta, sciccoso. Non riuscirete mai a passarla liscia. E neanche ruvida. E secondo voi chi mi fermerà? Quegli idioti di poliziotti? Questa è l'unica cosa che hai azzeccato. Ormai la partita è chiusa, abbiamo Wayne. Mi vedevo già fare la candela sulla torta di compleanno. È giunto il momento di dirsi addio. Tu pensa al suo tirapiedi, sciccoso è mio. Non muoverti o ti riduco a un colabrodo. Ah, quello è un giocattolo, stupido. Ah, sì? K.O. al primo round. Avanti, lo so che sei qui. Da questa parte, sbirro! Stavolta non mi sfugge più, sciccoso. Fermo lì o ti stacco la testa! Beh, forse è un po' esagerato. Ti ho fatto fesso, piedi piatti! La partita è ancora aperta! Ti prenderò prima o poi, pallone gonfiato! Sul serio, non sto scherzando, io lo prenderò. Non è vero, Jones? Puoi scommetterci, amico.